canale YouTube di Calambur. Sono Silvia e sono qua per presentarvi i nuovi prodotti Calambur. Oggi lavoreremo con gli ausiliari e con le carte double face. L'occorrente per realizzare il nostro progetto sarà una simile tovaglietta di medium density o un pezzetto di legno che vi farete tagliare dal vostro fornitore abituale, oppure un vecchio vassoio. Ricordatevi che la tecnica del decoupage è ridare nuova vita degli oggetti di uso comune che abbiamo in casa, ma in questo caso noi lavoreremo su un MDF perfettamente nuovo. Partiremo dando il fondo opaco all'acqua di Calambur, ed è un fondo opaco che si adatta perfettamente a qualsiasi superficie. Per comodità, visto che userò un rullino, lo verserò in una ciotolina. Mescolo sempre i prodotti prima, per evitare che si sia creato del fondo. Quindi raccolgo il colore nella ciotolina e inizierò a dare il fondo. Sarà sufficiente una sola mano di fondo, perché in seguito andremo a passare una mano di acrilico. Per il nostro secondo passaggio ho preparato il colore acrilico dentro un piattino e andrò a darlo sempre col nostro rullino. Con questo colore azzurro simulerò il fondo dello stagno. Non lo darò completamente su tutta la superficie, arriverò a 5 cm dal bordo, perché lì andrò ad applicare la carta che poi ritaglierò. Mentre il nostro fondo dello stagno si asciuga, ho messo nel nostro piattino di carta un po' di colore blu acrilico, il ritardante e un po' di colore acrilico bianco. Adesso, bagnando il pennello, prenderò un po' di medium, un po' di colore, e andrò a creare il movimento dell'acqua. Questo movimento dell'acqua, dopo scoprirete perché lo faccio, mentre il fondo del nostro stagno asciuga, iniziamo a ritagliare il bordo di quella che sarà la nostra fontana, fontana dello stagno, naturalmente. Ora immergerò il nostro pezzo di carta intagliato, la nostra cornice, nell'acqua, perché le fibre si ammorbidiscano e si tendano. Allora, tampono il mio pezzettino di carta, lo giro dalla parte opposta, prendo la nostra fantastica colla all'acqua per decoupage Calambur. Prima di usarla vi consiglio sempre di mescolarla o di agitarla. Inizierò a dare una prima mano dove andrò poi a posizionare la cornice. E per fare questo lavoro io mi aiuto con uno straccetto di microfibra. Questo mi permette di togliere le bolle d'aria che potrebbero essersi formate sotto la carta. Mentre il nostro supporto asciuga, inizio a ritagliare i soggetti che mi serviranno per decorare il nostro supporto. Ora ritaglierò dalla nostra carta double face. Ricordatevi, la carta double face è un brevetto della Calambur, non esiste un'altra carta per il decoupage double face. È fantastica per essere usata sul vetro, perché avendo appunto la doppia immagine la possiamo utilizzare sui piatti, sulle bottiglie, sui vasi per i fiori e anche per dei lavori tridimensionali, quindi applicata su un supporto, una pellicola, un pet trasparente, si potranno creare
dei soggetti tridimensionali senza avere il problema di dover mascherare la parte sotto. Adesso andrò a ritagliare i pesci che ho deciso di applicare sul nostro lavoro. Ho ritagliato i soggetti che ci serviranno e li posiziono di fronte a me per averli a portata di mano e per fare delle prove di creatività prima di andare ad incollare. Ho pensato di ricreare appunto uno stagno mettendo un pesce, e la mia idea di progetto non è finire questo pezzo di medium density così, ma l'idea è quella di creare una decorazione con un piatto di vetro, e questo piatto di vetro sarà il nostro sottopiatto dove andremo a mangiare, e su questo piatto di vetro andrò ad incollare naturalmente sul retro i miei pesci per creare un finto stagno. Ora procederemo alla decorazione del nostro piatto di vetro. Il piatto di vetro è stato lavato e sgrassato con l'alcol e procederemo sul retro del piatto ad incollare i pesci, e per farlo useremo l'aggrappante Calambour. Anche questo, come tutti gli altri prodotti, consiglio sempre di mescolarlo e di agitarlo eventualmente prima di usarlo. Stenderò adesso. Prendiamo i nostri pesciolini, come abbiamo fatto con tutta la carta. Non metterò l'aggrappante sul vetro, per non creare sbavature. Finito di incollare i nostri pesci al piatto di vetro, aspetteremo che questi si asciughino e procederemo con l'applicazione del vetrificante all'acqua. Questo ingloberà i pesci senza opacizzare il nostro piatto. Adesso procederò con la stesura del vetrificante all'acqua. Metto un supporto sotto il nostro piatto perché farò colare l'eccesso di vetrificante dal nostro piatto. Pennello strapulito, mi raccomando, questo è il nostro vetrificante. Perché lo farò colare? Perché non mi si creino sbavature e perché il lavoro risulti omogeneo. Ora procederò con la stesura della vernice lucida all'acqua. Lì ho usato il vetrificante sul vetro, invece per il centro del nostro stagno userò la vernice lucida all'acqua, cercando di metterla solamente nel centro del nostro lavoro, dove avremo bisogno di ricreare l'effetto lucido dell'acqua. Dopo aver steso la vernice lucida all'acqua nel centro della nostra decorazione, ora procederemo a mettere la vernice satinata all'acqua sul bordo delle piastrelle. Anche questo è un prodotto all'acqua. L'asciugatura è veloce. Abbiamo parlato di colazione, che colazione sia. Questo è il progetto terminato. Ricordate di iscrivervi al canale YouTube di Calambour, quindi sottoscrivete qua sotto, e vi aspetto prestissimo col prossimo video. Ciao! Per realizzare la tovaglietta per la colazione ho steso con l'aiuto di un rullo su tutta la superficie dell'MDF uno strato di fondo opaco all'acqua. Una volta asciutto ho colorato con un colore acrilico su cui ho creato degli effetti pittorici.
Una volta ritagliata la carta, l'ho incollata sul bordo dell'MDF con la colla da decoupage. Ho poi incollato la carta double face con i pesci sul piatto di vetro, con l'aggrappante acrilico e con la colla da decoupage. Successivamente ho applicato il vetrificante all'acqua sul piatto. Per completare la tovaglietta da colazione, ho steso al centro dell'MDF la vernice lucida all'acqua, mentre sul bordo ho steso quella satinata.